Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 12 luglio. La Chiesa ricorda San Giovanni Gualberto e i santi coniugi Luigi Martin e Maria Zeglia Guerin. O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. E piena di giustizia la tua destra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godono della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà. Li amerò profondamente perché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sope e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Alleluia, alleluia. Quando verrà lo spirito della verità, vi guiderà tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio. E i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Se
In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Parola del Signore. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Giovanni Gualberto, dei Santi Luigi Martin e Maria Zelia Guerin, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.